Il prossimo venerdì 13 settembre, a partire dalle ore 17, ritrovo presso il Cippo, che si trova al Passo Colla nel comune di Compiano, dove si terrà, come ogni anno avviene, la commemorazione dell'indimenticata figura di sindacalista riformista di Fernando Santi. Sarà presente nell'occasione anche il segretario generale della CGIL di Parma, Massimo Bussandri. Ovviamente tutta la popolazione, nonché le istituzioni, sono invitate a partecipare numerose. E adesso parliamo di una nuova manifestazione sportiva. È stata infatti realizzata nella giornata di ieri la prima edizione dell'Ultra Trail del Quadrifoglio, che è stata organizzata con sicuramente grande successo dall'associazione podistica 3T Valtaro. Buoni 100 km. 5, 4, 3, 2, 1. In bocca al lupo! Guardi capi. Daniele Gaido di Pinerolo, in provincia di Torino, si è aggiudicato la prima edizione dell'Ultra Trail del Quadrifoglio organizzato dall'associazione podistica 3T Valtaro. Una gara decisamente impegnativa che si è sviluppata su quattro anelli con passaggio per le vie di Borgotaro tra una frazione e l'altra. Partiti appena dopo le 8 del mattino, i concorrenti hanno raggiunto la cima del Monte Molinatico. Ridiscesi a Borgotaro, hanno poi raggiunto Zeri attraverso il Passo dei Due Santi, ritorno nel capoluogo valtarese e salita al Lago Buono sopra Caffaraccia. Quindi, dopo l'ultimo passaggio a Borgotaro, hanno compiuto un tour attraverso l'Oasi dei Ghirardi per arrivare finalmente al traguardo. In totale 102 chilometri con un dislivello complessivo di quasi 5.000 metri, che il vincitore ha compiuto in 11 ore e 26 minuti. Sono soddisfattissimo, è un tempo assolutamente insperato. Speravo di fare una bella gara, però sicuramente non ho un tempo di questo genere. Il percorso è stato bellissimo, tutte strade molto scorrevoli e mi piace molto correre, quindi mi sono trovato benissimo. Una gara veramente fantastica. Fatto piuttosto caldo, per cui è stato faticoso soprattutto il terzo settore, però una soddisfazione veramente incredibile, veramente una gara organizzata benissimo, le segnalazioni perfette su tutti i 100 km, quindi sono veramente felicissimo. Complimenti condivisi anche da altri concorrenti che rendono onore all'impegno profuso dalla neonata associazione podistica 3T Valtaro, organizzatrice della manifestazione. Abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo trovato grande disponibilità anche nelle attività commerciali del paese, questo è da dire importante. L'associazione sportiva con l'aiuto del paese può costruire qualcosa di veramente significativo e anche economicamente rilevante per le attività. Speriamo che questa sensibilità venga seguita anche in futuro. Questa è un'idea che pare essere vincente, in altre parti d'Italia sta portando tantissima gente, tantissimo turismo. Un auspicio che pare incontrare la sensibilità delle istituzioni intenzionate ad appoggiare l'organizzazione di altre manifestazioni similari. Innanzitutto appunto i complimenti alla nuova società sportiva 3T Valtaro per come ha organizzato, ma soprattutto per come ha ideato questa manifestazione. Una 100 km sui nostri monti, veramente bella, e appunto abbiamo avuto i complimenti dei concorrenti. Devo dire che il sistema è abbastanza oliato, è già qualche anno che Borgotaro organizza e ospita la Bosway, la Winter Trail d'inverno e via, per cui siamo riusciti a dare una mano anche in una manifestazione di questo genere. È veramente un bellissimo modo, come ho già avuto modo di dire, per promuovere il nostro territorio, per promuovere le attività agonistiche anche del nostro territorio, e speriamo che questo sia solo il primo passo per eventuali future nuove organizzazioni, sicuramente di una cosa di questo genere, ma anche continuando con l'Ultra Trail, con la Winter Trail e con la Bosway per il prossimo anno.
Nei boschi del Monte Molinatico, un'escursione guidata alla scoperta delle bellezze naturalistiche della Valtaro vi aspetta domenica 15 settembre. Il ritrovo per la partenza è fissato alle 9.30 a Borgotaro, presso il parcheggio di Piazzale Castagnoli, poi trasferimento in località Chalet del Molinatico, dal quale si partirà alle 10.15 per l'escursione. È previsto il pranzo al sacco sulla vetta. L'escursione porta proprio verso la vetta del Monte Molinatico a 1.550 metri di altitudine, nel cuore della produzione del fungo di Borgotaro IGP. Al pomeriggio ricca degustazione offerta ai partecipanti a cura del consorzio Parma Agriturismi. Vi ricordo che la prenotazione è consigliata entro sabato 14 settembre alle ore 21. L'escursione sarà annullata con avviso tempestivo alle persone che avessero prenotato nel caso non si raggiunga il minimo di 8 partecipanti, mentre come massimo ne sono previsti 25. E allora chiamate per saperne di più Antonio Mortali al 339 78 430 72. Ed ora siamo alla pagina del calcio. Come ogni lunedì è iniziato il campionato per la Valtarese, sconfitta sonoramente, pensate, si è beccata 7-0 dal Bibbiano, e invece è finita ai rigori la gara di ritorno di Coppa di seconda categoria tra Valgotra e Compiano. Pierluigi Previ. Peggio di così la Valtarese non poteva iniziare. Pur essendo prevedibile per una neopromossa sconfitta alla prima giornata di campionato, il passivo di 7-0 rimediato sul proprio campo contro il Bibbiano dai ragazzi di Biagi è effettivamente eccessivo. Probabilmente ha pesato la preparazione non ancora perfettamente a punto e forse l'inesperienza dei diversi giovani inseriti in prima squadra. Tuttavia, l'aver subito un risultato di queste dimensioni, soprattutto tra le mura amiche, rende evidente che c'è parecchio da rivedere. Di positivo c'è che il campionato è ancora lungo, per cui le possibilità di conquistare la salvezza rimangono intatte. Anzi, forse la sberla potrebbe rivelarsi salutare nel risvegliare l'orgoglio dei giocatori. In prima categoria, l'ultima giornata del girone preliminare di Coppa è stata una formalità per le squadre locali, già matematicamente fuori dai giochi sin dal turno precedente. Per la cronaca, il Bardi è stato sconfitto per 2-1 dal Villanova, mentre il Solignano ha superato il Fornovo per 3-0. Partita al Cardiopalma invece in seconda categoria nella gara di ritorno del turno di eliminazione diretta di Coppa Emilia tra Valgotra e Compiano. Vittorioso nella gara d'andata per 2-0 sul campo di Isola, il Compiano si presentava dal Bareto deciso a difendere il risultato. Il Valgotra era però di tutt'altro parere e, conscio delle proprie possibilità, iniziava un assalto senza tregua alla porta avversaria. Dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Bosi, riusciva a pareggiare i conti nella seconda frazione di gara con un rigore calciato da Calchini. Al termine dell'incontro si rendevano quindi necessari i tiri dagli 11 metri. Dal dischetto per il Valgotra fallivano Ruggeri e Calchini, mentre il Compiano sbagliava un solo tiro con Onetto, passando di conseguenza il turno. Il meteo di domani, martedì 10 settembre. Avremo nuvolosità irregolare con possibili ed occasionali rovesci e temporali. Le temperature minime stabili, valori tra 13 e 16 gradi. Le massime in discesa, valori tra 20 e 24 gradi. I venti saranno deboli variabili. I programmi di RTA di questa sera: alle 20.45 c'è Musica nell'aria, segue alle 21.30 Ultimo Chilometro.net e poi a seguire il nostro TG. È tutto per questa sera, vi ringrazio per essere rimasti con noi, buon proseguimento, a domani.